Siamo con il comandante provinciale, il colonnello Alessandro Gallozzi, in occasione della cerimonia per il 245esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Colonnello, una giornata storica per il vostro corpo. Sì, è una giornata storica e riassume un po' tutto l'operato di un anno di intensa attività operativa fatta con i miei finanzieri che stanno vicino alla popolazione e, come ho detto io, devono dare legalità. E quindi sul territorio abbiamo svolto molta polizia tributaria, polizia giudiziaria, quindi attività antidroga, controllo anche della tutela della spesa pubblica, e tutte queste attività sono state compendiate in un anno di lavoro e di duri sacrifici. Che bilancio fa di questo primo anno al comando di Frosinone? Sicuramente il bilancio è positivo, un bilancio che ovviamente mi vede assestarmi in questo territorio dopo un anno di attività. Praticamente ho cominciato a conoscere un po' tutto il territorio, e quindi l'attività sicuramente la possiamo definire positiva. Grazie.